ci lascia in questa diretta sì, tra due minuti. Allora, Bernardini, posso chiudere con lei? Le rivolgo la domanda che Ciociola poneva ai nostri ospiti. Come si stabilizza la Libia? E poi le volevo chiedere, in 20 secondi, se lei, secondo lei questa emergenza è straordinaria o sarà un fenomeno sistemico a cui ci dobbiamo abituare per i prossimi anni che cambierà l'Europa? Ma guardi, io quello che mi auguro è che la finiamo con l'inseguire l'emergenza. La situazione in Libia si è determinata per la politica cieca che ha fatto l'Italia nei confronti della Libia per anni, sostenendo in quel modo, come ha fatto, noi abbiamo fatto una battaglia incredibile, Gheddafi, il dittatore Gheddafi. Ma che cosa sta dicendo? Sono arrivati 3.800 profughi nel 2009 grazie all'accordo con Berlusconi. Indecente, sostenendolo in un modo indecente. Non mi torna, scusate. Non ti torna. Allora ricordati il nostro ostruzionismo che facemmo alla Camera dei Deputati. Ma si giura, ma davvero? Alla Camera dei Deputati avete sostenuto le peggiori dittature. Avete sostenuto le peggiori dittature fregando dei popoli. Questo ma avendo meno problemi nel nostro paese, ma io non posso portare il bene all'estero condannando il mio paese. Avete fatto affari. È questa la situazione. Quindi Rita, quale faccia le cooperative? Grazie per essere stata con noi questo pomeriggio. La ringrazio, buon lavoro, a presto con tutti gli altri. Ci vediamo tra 4 minuti.